Benvenuti a questa giornata di spettacolo. Ci siamo confrontati sulla situazione riguardante il Covid, che cosa ci ha lasciato e com'è stato per noi questo periodo. Ne è venuta fuori questa installazione, alla quale parteciperete in modo attivo. Avrete delle cuffie e delle bende che metterete e toglierete quando vi sarà richiesto. Auguro a tutti un buon proseguimento di serata. Ora, per favore, mettetevi la benda e le cuffie. Stop. Tutto fermo. Tutto sospeso. Tutto in apnea. Ma sì, si tratta di un giorno. Forse due. Vabbè, dai, un po' di vacanza ci sta. Mi riposo. Vado a sciare. Non puoi. Non posso. L'aria fa male. L'aria di montagna. Ma figurati. Sì, lo hanno detto alla televisione. Dicono un sacco di cavolate alla televisione. Tipo che la scuola sarà chiusa per un po'. Come se gli studenti fossero degli untori. Conto le macchine. Ogni giorno ce ne sono sempre meno. Ogni giorno si ferma qualcosa. Ogni giorno il mondo rallenta. Cacchio! Dura tanto un giorno. Già, a volte le ore sono talmente lunghe che non capisco se siamo trattenuti da qualcosa. Stop. Tutto fermo. Tutto sospeso. Tutto in apnea. Anche i miei non lavorano. Ci posso parlare? Ci possiamo parlare. Cosa posso dirgli? Non so. Non ne ho la più pallida idea. Non so cosa dire. Stop, tutto fermo, tutto sospeso, tutto in apnea. Stop, tutto fermo, tutto sospeso, tutto in apnea. Stop. Fa paura. Parlare. Non sapere cosa dire. Quel fischio. Fa paura. Sa di morte. Tutto fermo, tutto sospeso, tutto in apnea. Respira. Togli la benda. Accorgiti. Spiami. Guardami. Ascoltami. È giunto il momento di togliere la cuffia. Ascoltalo. È giunto il momento di prendere in mano la storia. Confusi, perplessi, imbarazzati, sconcertati, storditi, mortificati, abbandonati, persi, risarcionati dal nostro quotidiano, uno contro l'altro, accusatori accusati, ci troviamo a camminare nel mare di disinformazione. Abbiamo paura, paura di respirare, di camminare, paura di parlare, paura di incontrarci. Ci rannicchiamo, ci chiudiamo e ci allontaniamo. Forse anche da noi stessi, dai nostri stessi pensieri che ci fanno paura. Aspettiamo che cosa aspettiamo? Che il telefono non squilli, aspettiamo che non ci tocchi, aspettiamo una cura, aspettiamo
aspettiamo la speranza, ma viviamo nella preoccupazione. Su dai, è troppo per me. Respira. Adesso paura, e quella telefonata non arriva. Respira. Potete uscire, potete incontrarvi, potete ma non potete, ma potete non potendo. Regole. Ci vogliono regole. Regole che indicano una strada, regole chiare e comprensibili. Ma non siamo bravi. Le regole le vogliamo per interpretarle, per decidere noi come rispettare la regola. Ma la verità è il suo dramma. Abbiamo bisogno di regole che ci aiutano a vivere, e viviamo per non rispettarle. Quel senso di io so, io ho la risposta, è cresciuto sempre più in tutti noi. Sembra che l'uomo non impari dai suoi stessi errori. Sembra che l'uomo desideri farsi del male. Sembra che l'uomo viva l'oggi dimenticando ieri, come davanti all'esame di terza media. Ripete a memoria e poi dimentica. Sembra che ci serva un'altra lezione. Ma perché dobbiamo vivere il dolore, la restrizione, l'annullamento per destarci? Avete bisogno di tornare soli. Avete bisogno di ricordare. Isolatevi. Non tutti hanno avuto la possibilità di vivere il silenzio, di ascoltarlo, di sentire la sua presenza. E non tutti ne hanno la possibilità tuttora. Noi ne siamo la prova. Ai nostri cuori compressi mancano la bellezza della tranquillità, della calma e della possibilità di ascoltare il vento dando pace a qualche anima persa. Purtroppo, una volta chiusi in casa, siamo state costrette a vivere tante esperienze. Esperienze belle, brutte, ma tutte quante alquanto rumorose e prive di serenità. Usate da ragazzi intenti nello studio a distanza, divisi da uno schermo dalla loro stessa vita. Usate da genitori troppo ciechi per vedere che i loro figli vivevano il timore che stessero diventando macchine. Genitori ormai lontani dal fermarsi un attimo, dal respirare e dall'ascoltare il silenzio. Usate da chiunque all'interno di ogni singola casa
abbiamo compreso che la vita non sarebbe più stata la stessa. E tu, che almeno una volta ci hai preso in mano, hai preso in mano un paio di cuffiette per scappare dalla realtà atroce e violenta che ti si presentava davanti. Tu che ci hai utilizzate per trovare pace nella tua anima, nella tua mente. Tu che ci hai indossato come una maschera per piangere, dando la colpa alle note tristi di una canzone. Tu che senza accorgertene ci hai fatto entrare perennemente nella tua vita, inondandoci di tutte le tue emozioni. Sei riuscito a capire che il mondo è grande, incontrollabile, e che tu, sdraiato, con le mani in grembo e le cuffiette alle orecchie, non potrai mai fare niente per cambiarlo. Un giorno mio nonno mi raccontò che un tempo ci fu una guerra. Lui era piccolo. Mi raccontava che aveva fame e il cibo scarseggiava, che dappertutto scoppiavano bombe, diceva che la gente aveva paura, piangeva, si domandava il perché, come era potuto accadere. Lui scappava quando suonava la sirena e tutti cercavano rifugio. E succedeva spesso. Ricordo che durò tanti anni, interminabili anni di carestia. Mio nonno mi raccontava che in quel periodo le persone si volevano bene l'una con l'altra, si aiutavano, anche se non si conoscevano. Ricordo che mi diceva che si trovavano tutti in una casa e si davano forza. A volte si scambiavano il cibo e le donne raccontavano storie ai bambini che si addormentavano l'uno vicino all'altro. Ricordo che mi sembrava un sogno. Un posto dove le persone si aiutavano, non si accusavano e non si allontanavano. Ricordo che lui mi chiese di trovare analogie con l'oggi. Beh, non le ho trovate. E allora cosa racconteremo e lasceremo a chi verrà dopo di noi? Listen.